Ancora cancelli contro lo spaccio, il degrado ed i bivacchi ad Arezzo, dopo quelli montati nelle gallerie di Campo di Marte in via Margaritone, ben presto altri due cancelli saranno montati in città. Saranno così blindati altri due condomini. Un cancello sarà installato nel complesso residenziale che si trova tra Vicolo Cavalcanti, via Guido Monaco e via Lorentino d'Arezzo. Conta circa una trentina di condomini tra abitazioni ed uffici. Ci troviamo nel cuore del centro cittadino e nella corte interna di questo condominio negli ultimi anni i residenti hanno segnalato un po' di tutto, dagli escrementi ai resti di bivacchi sino al consumo di sostanze stupefacenti. Ci vanno un sacco di ragazzini e oltre a fare la confusione si ritrova di tutto e di più, parlando delle pipì a tutte bottiglie, perché di dietro penso che ci sia tanto giro di tutto. L'altro cancello invece è montato in via Nazario Sauro nel quartiere di Saione. Ci passo spesso, prima non c'era, ora c'è, perciò si vede che ci dormono, qualcosa ci faranno, non lo so. Serviva? Sì, serviva molto. Perché? È per la sicurezza anche dei ragazzi che tornano a casa. Che si tornano a casa col motorino, insomma. Chi trovi sarà anche brava gente, però buttati per terra non possono stare. Un dormitorio è diventato. Sì, penso di sì. In entrambi i casi erano stati i residenti a chiedere l'installazione delle barriere per combattere così il degrado. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha così dato il via libera alla richiesta presentata dagli amministratori di condominio.